Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questo appuntamento conclusivo di questo ciclo che come Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, insieme ad ANED e alla Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza, abbiamo voluto organizzare e proporvi per questo anniversario dell'8 marzo, giorno in cui si ricorda la partenza dei deportati politici catturati nei giorni precedenti dopo lo sciopero nell'Empolese, a Prato, a Firenze. È una data che segna la storia dei nostri territori e significativamente quest'anno abbiamo voluto, sfruttando le tecnologie, per questo ringrazio davvero ANED Nazionale che ci consente di utilizzare questo canale e la possibilità quindi di arrivare a tutti. Abbiamo voluto unire le tre realtà territoriali, al di là delle cerimonie importanti che sono state fatte nei luoghi stamattina, Firenze, Empoli, Prato, unirli però in questo incontro online, distanti, ma insieme, per ricordare quella data, quell'evento significativo e anche per svolgere una riflessione sul presente. Nel primo incontro abbiamo fatto storia, abbiamo fatto memoria con toccanti testimonianze significative in rappresentanza delle tre sezioni territoriali di ANED, Firenze, Prato ed Empoli. Oggi, dopo il bello spettacolo visto venerdì sera, grazie alla Fondazione, Museo della Deportazione di Prato, oggi siamo qui con il presidente nazionale di ANED, Dario Venegoni, che ringrazio molto, proprio per parlare di ANED. La giornata di oggi sarà divisa infatti in due momenti, un primo momento dedicato ai soggetti che si occupano della memoria e dell'impegno nel presente di questa pagina di storia, ANED e le istituzioni culturali, e poi il tema dei gemellaggi, quindi avremo con noi sindaci e rappresentanti dei comuni, delle città, Empoli, Prato, Firenze e dei corrispettivi austriaci che sono tra loro legati in questo patto di fraternità che è lo sguardo sul futuro. Ma iniziamo appunto questa serata, dando la parola a Dario Venegoni, a lui il compito, diciamo, di portarci i saluti, ma di raccontarci anche l'ANED di oggi. Sono passati, ormai ci stiamo avvicinando all'80esimo da quei fatti, sono passati tanti anni, i contesti stanno cambiando, eppure la presenza di ANED da noi, come in tutta Italia, è importante. E allora qual è il senso di questa presenza, di questa funzione? Prego, Dario, e grazie ancora. Grazie a voi, ringrazio io le sezioni ANED della Toscana, l'Istituto Storico e chi ha organizzato questo incontro che mi sembra tocchi un punto cruciale della storia dell'Associazione degli Ex Deportati e che ci consente oggi di raccontare molto succintamente chi siamo e che cosa facciamo. L'associazione, nata come Associazione degli Ex Deportati, è oggi in grandissima parte un'associazione di figli e nipoti dei deportati, essendo passati 80 anni, quasi 80 anni da quegli avvenimenti di cui parliamo anche oggi. Da qualche anno, per fortuna, l'ANED ha aperto le proprie porte a persone, uomini, donne, giovani e meno giovani, di buona volontà, interessati a studiare la storia della resistenza, del nazismo, del fascismo, della deportazione, in modo, dice il nostro statuto, da mettersi nelle condizioni di spiegarlo alle nuove generazioni. Questo è quello che facciamo.
Siamo un'associazione che ha solidissime, lunghe radici nel secolo passato, nella tragedia dei lager nazisti, ma siamo anche quelli che portano avanti, i valori che gli ex deportati hanno saputo affermare in tanti decenni di iniziativa. La cosa che mi piace ricordare è che gli ex deportati per 70 anni hanno fatto propaganda alla pace, alla collaborazione tra i popoli. Noi non parliamo di tolleranza, non si tratta di tollerare qualcuno che è diverso, ma si tratta di capire che la diversità è una ricchezza. E che il mondo va avanti se sa interpretare, accogliere, sfruttare, sviluppare, le differenze che ha al suo seno e che sono quelle che hanno portato uomini e donne così diversi tra di loro, di tanti paesi diversi, a unirsi in una solidarietà nei campi. Dai quali, da questa solidarietà è nata intanto l'idea stessa dell'Europa unita, di un'Europa senza guerre, dove i popoli sapessero dialogare e collaborare tra loro, ma poi anche nel nostro paese a una forte presenza antifascista che si accompagnava a una intelligente, vorrei dire, visione dei rapporti storici, del processo di pacificazione di cui l'Europa aveva bisogno dopo la guerra. Io ho sempre detto, e mi piace ribadirlo qua oggi, che il capolavoro dell'associazione degli ex deportati in questi 70 anni, sono stati i gemellaggi. Perché i gemellaggi che noi abbiamo promosso, contribuito a stringere, sono gemellaggi che non si erano mai visti prima. Di solito si univano in un patto di amicizia due città uguali, che avevano vissuto le stesse tragedie, che avevano subito gli stessi torti, che avevano conosciuto storie assolutamente identiche. Più erano identiche, più veniva l'idea del gemellaggio. Il gemellaggi che l'ANED ha promosso, devo dire, dare onore al merito alla sezione di Prato, a Castellani e agli altri che ci hanno lavorato per primi, è invece un'idea di una pacificazione fatta sulla conoscenza, sul rispetto reciproco, però sul riconoscimento della storia passata. Una pacificazione che si fa nei fatti con le nuove generazioni che stringono amicizie e solidarietà tra di loro, nella chiarezza di quanto è avvenuto in passato. Noi oggi qua ricordiamo i gemellaggi toscani, ma mi corre l'obbligo di ricordare che ce n'è almeno uno altrettanto importante, quella di Sesto San Giovanni con Langenstein, che è uno dei comuni della zona di Gusen. Anche lì, perché si è stato fatto quel gemellaggio? Perché gli scioperanti di Sesto San Giovanni sono finiti quasi tutti a Gusen, e quando dico purtroppo sono finiti è perché la grandissima maggioranza di loro non è tornato a casa. Oggi è marzo, noi l'8 marzo ricordiamo il trasporto degli operai toscani verso i lager, verso Mauthausen. In questi stessi giorni, in altre città, a Torino, a Milano, a Genova, in altre città, a Savona, gli operai di grandi stabilimenti si fermavano e subito dopo partivano trasporti verso i lager, con uomini e donne che purtroppo in grandissima maggioranza non sono tornati. La percentuale degli scioperanti deportati che è rimasta nei lager supera largamente i 2/3, in tutte le città, in tutte le città. C'è
arrivavano questi scioperanti con un timbro che si portavano dietro nel campo, tanto che la loro percentuale di morte era molto superiore a quella di tutti gli altri, anche nella deportazione italiana. Quindi noi ricordiamo questi fatti, li ricordiamo allora perché siamo convinti che oggi la memoria di quelle, la conoscenza di quei fatti, del processo storico che ha condotto a quelle deportazioni, sia il vaccino contro il fascismo, la violenza, l'intolleranza, la discriminazione, l'omofobia e quant'altro. Questa è la nostra azione oggi, in questo presente. Io ringrazio chi mi ha concesso di ricordarlo e porto a voi il saluto di tutta l'ANED. Grazie. Ora avrei dovuto dare la parola a Camilla Brunelli, direttrice della Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato. Camilla però per gravi problemi imprevisti non può essere qui con noi, mi ha pregato di portare le sue scuse, soprattutto il suo saluto, so quanto ci tenesse e quindi mi fa davvero piacere tentare almeno, diciamo, di restituire qualcosa del suo contributo ricordando l'importanza del ruolo che il Museo della Deportazione ha rappresentato e rappresenta per il nostro territorio, in generale per tutta la realtà nazionale. Il museo fu inaugurato nel 2002 proprio per volontà di ANED e del suo presidente Roberto Castellani e del Comune di Prato, che investì per consentire la conservazione della memoria della deportazione in un luogo simbolo come Figline di Prato, teatro di un terribile eccidio proprio nei giorni antecedenti alla liberazione della città, all'immediata vigilia della liberazione della città. È diventato fondazione nel 2008, dal 2012 museo di rilevanza regionale. Negli anni più recenti è entrato nella grande rete di paesaggi della memoria. Ha nelle sue finalità statutarie ovviamente quelle di riportare la realtà del lager, della persecuzione, delle deportazioni. Lo ha fatto fin dall'inizio e sempre di più con gli allestimenti che si sono succeduti in questi anni, con le capacità di unire estrema competenza con la forza delle tecnologie, così da avere la chiarezza di un messaggio comunicativo che possa trasmettere la complessità di queste pagine di storia a tutti i visitatori, e in particolare alle scuole. Speriamo davvero presto di superare questa terribile fase della pandemia, così che tante scuole possano continuare e riprendere le visite al museo della deportazione, che è davvero una grande ricchezza per il territorio toscano e non solo. Lo hanno fatto svolgendo un'attenzione crescente anche ai nuovi italiani. È molto colpito nei anni recenti la traduzione del catalogo del museo in cinese, considerando la grande presenza di quella comunità a Prato. Un passaggio importante, perché non ci si può sentire parte di una comunità se non se ne conoscono le radici. E allora tradurre in quella lingua una parte significativa dei dolori e delle storie di questa terra è stato, a mio avviso, un passo essenziale per far sì che i dolori del passato creino nuova fraternità. La conoscenza, i gemellaggi, come veniva ricordato prima, ma la conoscenza anche ne sono strumenti. Anche popoli molto lontani da noi hanno vissuto o vivono i drammi delle persecuzioni, delle guerre, delle deportazioni in contesti diversi, che la storia giustamente distingue, ma è che è bene
riuscire a mettere in comparazione, proprio perché specie più giovani possono, dalla conoscenza delle rispettive radici, impegnarsi in un cammino comune di pace. E lo fanno nel museo con una costante attività di produzione di strumenti nuovi, penso allo spettacolo dell'altra sera, centrato sul tema degli arresti, frutto di un grande lavoro di sceneggiatura realizzato in primo luogo da Camilla, in questo montaggio con grande fedeltà filologica alle memorie dei deportati, mettendo insieme attraverso i loro contributi la restituzione della terribile pagina degli arresti che colpirono Prato, Empoli, Firenze, i comuni dell'Empolese, penso a Montelupo, ecco, e poi con un'azione costante nelle scuole. E qui mi ricollego al ruolo che gli istituti storici della Resistenza svolgono. In Toscana, negli ultimi anni, abbiamo accentuato la collaborazione tra il museo e l'istituto regionale, in una sinergia importante, non solo perché ci occupiamo di temi simili, non solo perché a Firenze, grazie a un lavoro comune che ha visto ANED protagonista insieme alla regione toscana, al comune di Firenze, c'è ora la sede, il monumento nell'ex 3 a Gavinana, il monumento italiano di Auschwitz, e quindi è importante che in questi temi si creino attenzioni e sinergie crescenti. Ma perché le nostre diverse funzioni nella collaborazione raggiungono lo scopo più efficace. Gli istituti della Resistenza devono offrire quel contesto generale di attenzione alla storia del conflitto mondiale, della guerra totale, in tutti i suoi aspetti. E il museo si inserisce in questo lavoro con una specificità essenziale sui temi della deportazione. La collaborazione con le sezioni ANED del territorio, nei corsi di formazione con gli insegnanti, nelle attività nelle scuole, penso al pluriannuale lavoro che la provincia di Firenze prima e poi ora la città metropolitana, come la realtà di Prato e tanti comuni svolgono per la formazione degli insegnanti e degli studenti, per i viaggi di studio nei campi. Ecco, questo intreccio di competenze è a servizio quindi dei territori e delle istituzioni. E la collaborazione tra istituti di cultura è fondamentale per realizzare questo obiettivo, al di là dei confini territoriali, ma proprio perché questa storia dimostra la negatività dei confini che dividono e l'importanza della fraternità. Quindi l'impegno di collaborazione tra la rete degli istituti della Resistenza e il museo rappresenta quell'insieme di presidi della conoscenza di cui la Toscana è ricca, che per fortuna e per senso di grande responsabilità le istituzioni territoriali, dai comuni alla regione, hanno in questi anni sempre sostenuto efficacemente e con continuità. Bisogna dare merito a queste nostre istituzioni e farlo pubblicamente, perché non è di tutti mantenere sempre alta l'attenzione verso la memoria e verso i valori che questa memoria esprime. Dovrebbe essere di tutti, ma non è di tutti ancora. E quindi a chi lo fa va reso merito. I gemellaggi sono l'altro grande tema che Camilla, in questo caso da testimone prima ancora che da studiosa, avrebbe potuto trattare, perché lei le ha seguiti tutti, grazie anche alla sua eccellente competenza sulla lingua tedesca. Le ha seguite tutte a Prato, perché Prato davvero è stato capofila, con grande intuizione, Roberto Castellani e Dorval Vannini, ex deportati, vollero fin dalla fine degli anni Ottanta, in un tempo certo non facile per operazioni del genere, ebbero quasi la profetica intuizione di lavorare sul futuro,
con questo gesto originale, precoce, rivolgersi alle nuove generazioni di italiani e di austriaci. Un gemellaggio, un patto che non significava dimenticare chi erano stati i criminali e chi le vittime. Anzi, serviva a rinnovare la conoscenza delle colpe di allora, colpe che, è bene ricordare, non vanno divise rigidamente per nazionalità. Tra i carnefici vi furono tanti italiani che, aderendo alla Repubblica Sociale, compirono gli arresti, portarono sui treni, fecero partire il meccanismo della deportazione. Quindi senza distinzioni nazionali, ma riportando tutto alle scelte che gli uomini di allora fecero contro l'uomo stesso o a sostegno dell'umanità, quei gemellaggi volevano approfondire la conoscenza del passato per poter fondare il futuro, cioè l'educazione dei giovani, sui valori di fraternità, di pace, sui diritti comuni che tutte le persone devono avere. Il primo gemellaggio, come è stato ricordato, che è stato poi modello per tanti altri, fu quindi nel 1987. Per questo tra poco, e ringrazio tutti i comuni di essere qui con noi, inizieremo da Prato questa, diciamo, questo viaggio tra le nostre città e le città austriache gemellate. Seguì poi nel 1997, per volontà dell'ANED e del comune, il gemellaggio tra Empoli e San Georgen, Under Gusen. E infine, nel 2009, il patto di fratellanza siglato fra il comune di Firenze e il comune di Mauthausen, su una proposta avanzata dall'allora presidente di ANED, Mario Piccioli, ex deportato sopravvissuto a Mauthausen. Oggi la sezione ANED di Firenze è guidata da Laura Piccioli, nipote di Mario, in un passaggio generazionale significativo, che ringrazio perché è stata attenta sostenitrice di questo progetto e vi ha collaborato con la passione che la caratterizza, coordinando i lavori della prima giornata. A lei, a tutti, a Camilla, a tutti coloro che ci hanno sostenuto per questa iniziativa va il mio saluto e il mio ringraziamento, così come va ai tanti collaboratori dei nostri istituti di cultura, ai tanti insegnanti che collaborano con noi e che fanno sì che l'impegno nella trasmissione della conoscenza si traduca nel linguaggio della didattica e nell'esperienza delle classi, dei giovani. È fondamentale che nella scuola questo impegno sia portato avanti e che questa pagina di storia non sia cancellata o in qualche modo confusa insieme ad altri. Quindi grazie anche al mondo della scuola che soprattutto in questi mesi sta vivendo, come tutti noi, ma significativamente un'esperienza durissima per gli effetti che la pandemia sta avendo sui processi educativi dei ragazzi e dei bambini. Ma allora, proprio pensando ai giovani, al futuro, passiamo a questo grande tema dei gemellaggi. E vorrei quindi, e lo ringrazio di essere qui con noi, dare la parola al sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Grazie sindaco e ben trovato. Grazie a voi, no, grazie a voi, grazie ad ANED. Per me è un grandissimo piacere, un enorme onore raccontare brevemente il senso e la storia. Noi, diciamo, quando si dice, no, poggiamo sulle spalle di giganti, noi, il comune di Prato poggia
sulle spalle di un di due giganti, di uno in particolare, Roberto Castellani, che ha fatto una roba che, a pensarci così, la cosa dico sempre anche ai ragazzi, a tutti quanti, ragazzi, non datela per scontata. Ormai noi, il nostro rapporto con Ebens è un rapporto consolidato. Io mi sento a casa quando vado a Ebens, loro, spero si sentono, glielo dico sempre, considerate Prato casa vostra. I rapporti tra le nostre città sono costanti, i nostri ragazzi vanno a studiare tedesco su a Ebens, la banda di Ebens viene a suonare a Prato. Insomma, nel senso, ci sono ormai delle relazioni, delle consuetudini che fanno di quel gemellaggio qualcosa di più, forse perché è nato con le condizioni che sappiamo. All'inizio, nei primi momenti, la caparbietà, come dire, difficilmente raccontabile a parole, di Roberto Castellani, a un certo punto ha deciso che quello era luogo di dolore, di morte, di devastazione. Ebens era un sottocampo di Mauthausen, nel senso, di questo si trattava. Lì sono stati deportati la stragrande maggioranza degli operai pratesi, diciamo rastrellati dopo lo sciopero del 7 marzo, ma nel senso, nel corso del tempo, del 7 marzo 44, insomma, nel senso, lì è stato veramente un luogo in cui la città di Prato ha pagato un tributo alla follia nazista pazzesca. Lì all'inizio la città di Ebens aveva, forse sarebbe successo a tutti, non voglio fare un processo alla storia, non lo so se era giusto o sbagliato, così, con gli occhi di chi è un'altra generazione e vive in un altro posto, è facile fare, come dire, considerazioni morali, perché il campo di Ebens era lì, da una parte, la cittadina ridente, graziosissima, ben tenuta, ben curata. In un primo momento c'era una sorta di rifiuto, comunque vada, di difficile accettazione di quello che è stato, probabilmente, non lo so se è così, era così in quel momento. Però bisogna riconoscere a quegli amministratori di aver accompagnato la follia, se non di questo non si poteva trattare, di chi caparbiamente, con una voglia pazzesca, ha detto: dove c'è stato dolore adesso ci deve essere amicizia, dove c'è stata morte adesso ci deve essere relazione, dove ci sono stati i ragazzi che sono arrivati e non sono più tornati, adesso ci devono essere ragazzi che si conoscono, si scambiano esperienze, trasformano questo luogo di dolore in un luogo di vita, dove si va a imparare cose nuove, dove si incontrano nuove amicizie, dove ci si scambia esperienze, dove magari ci si fidanza, dove si fa un sacco di belle cose. E questa è stata la potenza di un gemellaggio che anche a Prato mi raccontavano. Io ero piccolino, però insomma, Roberto raccontava spesso nelle scuole, e all'inizio molti scuotevano la testa, pensava fosse una follia, appunto, una lucida follia, ma veramente qualcosa di infattibile. Adesso abbiamo festeggiato, per anni fa, il 30° anniversario. Lo abbiamo fatto ovviamente con mostre, lo abbiamo fatto ovviamente con un ricordo particolare di quel periodo, e ovviamente di Roberto, di Dorval Vannini, di tutti quei grandi protagonisti, no? Dei giganti su cui noi ci appoggiamo, per far sì che quella storia venga conosciuta dai nostri ragazzi. Io penso che dall'esito del lavoro di quei giganti, poi quello che ha fatto il Comune di Napoli, il Comune di Firenze, ognuno di noi poi ha deciso di, come dire, proseguire quell'esperienza di relazione e di amicizia con i luoghi del dolore, che credo che fortunatamente la nostra generazione, che poi sono stati anche l'esito, che hanno permesso alla nostra generazione di non vivere quello che è stato vissuto in quel periodo. Ma abbiamo il dovere di consegnare questa roba, tutto questo pacchetto di valori, ai ragazzi dell'oggi, perché non darglielo per scontato. Io questo voglio, quando diciamo, mi chiamano nello scuola, non date per scontato nulla. La grandezza di Roberto Castellani, e poi di chi con lui ha seguito il percorso di villaggio, l'opera di convinzione che ha fatto verso gli amministratori di Ebens austriaci, e poi la loro volontà di superare, di, come dire, tirare via quel velo che copriva
di oblio quel periodo storico e di ricordarlo e adesso di portare lì un evento che nel campo, nel luogo dove c'era il campo di concentramento di Ebens, adesso c'è una manifestazione che vengono da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dall'Italia, da varie città italiane, dove lì appunto si commemora il giorno della liberazione, dove adesso c'è un vero e proprio memoriale. Insomma, c'è la storia che viene consegnata ai ragazzi e vengono con noi a Ebens. E gli si racconta quello che è successo. Non state per scontato nulla, ragazzi, non puoi dare per scontato questa roba. Non è che la pace è scontata, la relazione, l'amicizia è scontata. Viene perché c'è stato un gigante che ha convinto altri a far sì che quella che è la più potente, io non conosco un antidoto più potente all'odio della conoscenza e dell'amicizia. Non c'è niente, che con tuo amico tu puoi leviare, tu ci puoi discutere. Tu ci puoi discutere per il calcio, per una fidanzata, perché tu hai perso a carte, per quello che ti pare. Ci puoi discutere, ma è un tuo amico. È difficile tu vada oltre. La discussione poi si ricompone, poi il giorno dopo fai pace, chiedi scusa, vai a prenderci il caffè, cioè vai a mangiare la pizza e torni a essere amici, a praticare l'amicizia. Ecco, questa è la straordinaria storia di, oltre appunto, quella che diceva Matteo finora, è raccontato fino adesso, è una grande storia, la grande forza di questo gemellaggio, che ovviamente per noi ha un valore particolare, una storia particolare. E è chiaro che ci è caro perché questa rappresenta una volontà che non è meramente una relazione, un'amicizia, ma è qualcosa che va più in là. E guardate, lo dico anche questo spesso, l'altro grande gemellaggio che noi abbiamo, quello insomma per noi, cioè tutti i gemellaggi sono importanti, ma l'altro che nasce in una situazione particolare è Sarajevo. Sarajevo, perché Sarajevo? Perché la città di Prato, in realtà la misericordia della città di Prato è stata la prima istituzione, chiamola così, a entrare in Sarajevo liberata dopo l'assedio. Siamo arrivati lì per primi sostanzialmente a portare sollievo ad una casa di riposo che era sotto assedio da 3 anni sostanzialmente. Ma non ve la sto, la storia la sapete. Ecco, lì ti rendi conto di come, se non stiamo attenti, la storia si ripete, come rischia di essere una ferita nel cuore dell'Europa, i Balcani accanto a noi, forse un po' troppo sottovalutata rispetto a quello che è stato, quello che è successo a Sarajevo, a pochi chilometri da noi, che per tanti aspetti collima, ora certo non proprio con i campi di concentramento, ma che ha avuto episodi di violenza, di dolore, di aggressività dell'uomo sull'uomo, che a un certo punto hanno, come dire, in un certo qual modo, diciamo, avuto dei rispetti, che si poteva rispecchiare tranquillamente in quello che è stato il dolore che invece ci è vissuto a Ebens durante la pazzia della guerra nazifascista. Ecco, attenzione, questo diciamo ai nostri ragazzi, non c'è niente di scontato, possono esserci situazioni e risuccedono, allora abbiate cura di questi valori d'amicizia, abbiate cura di creare relazioni, di avere la voglia di conoscersi, la voglia di essere, dire, curiosi del mondo che c'è intorno a voi. Noi vi diamo una grande possibilità, ve la dà il Comune di Prato, dal Comune di Empoli, dal Comune di Firenze, per far sì che oltre a conoscersi, oltre all'amicizia, oltre alla relazione, ci sia anche il mantenimento della coscienza e della memoria di quello che sono stati i campi di concentramento e quello che abbiamo vissuto. Io penso che questo sia fantastico. Di questo ovviamente partecipe e grande protagonista è l'ANED nella mia città, ma immagino anche nelle altre città oggi coinvolte, il lavoro che viene fatto nelle scuole, il lavoro che ovviamente trova il punto di gemellaggio con Ebens nei viaggi come punto ovviamente principale e assolutamente innegabilmente il punto di forza, se posso dire così, ma che poi prosegue in tante altre storie, in pubblicazioni e in tutto quello che è. Perciò davvero io vi ringrazio per l'opportunità, vi ringrazio per aver organizzato questo momento e, per dire, ringrazio, colgo l'occasione veramente ancora una volta per ringraziare Roberto, Dorval e tutti coloro che ci hanno dato la lezione più importante che si possa ricevere.
il perdono, la voglia di ripartire, se ce l'hanno fatta loro, tutto il resto, tutte le nostre beghe quotidiane, tutte le questioni, gli scontri che talvolta ci animano, chi amministra, chi ha la passione dell'associazionismo, della politica, diventano sciocchezze, diventano piccole cose di fronte alla capacità di chi ha saputo ricomporre quel tipo di situazione. Ecco, questo è anche l'altro grande insegnamento di cui ringrazio sempre. Dico sempre attenzione che c'è chi ha saputo fare qualcosa che noi forse nemmeno lontanamente saremmo in grado di fare, ed è la cosa più bella che si possa imparare. Di nuovo, grazie all'Ane e grazie a tutti voi. Grazie, grazie Sindaco. A questo punto manderei il video del saluto di Marcus Siller, Sindaco di Hevensee. Prego, grazie. Mal 1000 deportiert. Das waren insgesamt ein großer Transport, nicht nur Parteser, sondern auch andere aus Empoli und anderen Städten. Wir wissen heute, dass sehr, sehr wenige von ihnen nur überlebt haben. Aus Prato, aus der Stadt Prato und den umliegenden Dörfern sind nur 27 zurückgekommen. Denkmal wurde 1948 errichtet, im Mai 1948 eingeweiht. Den Gatten Emilio Lepetit. Er wurde am 5. Mai noch ermordet, einen Tag vor der Befreiung, und seine Gattin Hilda. Ci sono problemi con la linea, riprovo, però non so se riusciamo, ci riprovo. Dieses Denkmal errichten lassen. Es ist eigentlich ein zentrales Monument. Allora andiamo avanti, poi troveremo magari un modo di mettere sulle pagine social, sul sito, questi saluti. Proveremo con gli altri magari, e poi comunque un modo di renderli, di condividerli ci sarà. Significativo che tutti e tre i sindaci hanno immediatamente accolto questo nostro invito e gli hanno voluto fare arrivare la propria voce con il loro saluto. E passo ora la parola ad Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli, con la delega per le politiche della memoria. Prego e grazie di essere qui con noi. Grazie a te Matteo, grazie a voi per aver organizzato sia l'istituto che tutta l'ANED, l'ANED nazionale, per aver organizzato questo momento, visto che non abbiamo potuto vivere questo 8 marzo in comunità, come eravamo abituati e come ci piaceva vivere. Siamo abituati l'8 marzo mattina, anzi nei giorni precedenti all'8 marzo, ad ospitare gli amici di San Georgen Anderkusen, di vivere alcune giornate insieme, di organizzare diversi incontri insieme all'ANED nelle scuole della nostra città, poi a recarci insieme la mattina dell'8 di marzo alla ciminiera della Vetreria Taddei. La Vetreria Taddei, per chi non è di Empoli, ormai non esiste più, è una zona completamente riqualificata, ci ha sede un centro commerciale, hanno sede lì uffici, la nostra agenzia dello sviluppo, però è stato mantenuto uno slargo che si chiama Largo 8 Marzo, dove ha sede una ciminiera, una delle ciminiere dei forni della Vetreria Taddei, che è diventata il monumento dei deportati della nostra città. E quindi lì tutte le mattine dell'8 marzo ci troviamo a deporre una corona insieme alle scuole, insieme agli amici di San Georgen per ricordare i deportati della nostra città. Stamani non è stato possibile farlo insieme, però non abbiamo voluto mancare l'appuntamento perché sarebbe stato un errore grosso. Quindi siamo stati lì,
siamo stati alla Ciminiera, e però stamani, quando insieme alle associazioni, una piccola rappresentanza di associazioni e forze dell'ordine, abbiamo fatto la cerimonia, io ho detto: mancano gli amici di San Gheorghe, ma stasera alle 6 potete seguirci in collegamento, perché ci sarà un modo, in qualche modo, per ricordare che esiste un patto di gemellaggio che ci lega in qualche modo a una realtà europea con cui abbiamo questo forte legame storico. Ecco, principalmente vi ringrazio per questo motivo, perché ci avete dato l'occasione, comunque sia in questa giornata, di tenere al centro il tema dei gemellaggi e del nostro gemellaggio. Il nostro gemellaggio tengo in modo particolare. Il nostro gemellaggio, come è stato detto, è stato firmato nel 1997, in seguito alla bella, lungimirante direi, iniziativa di Prato e del loro legame con Ebese. Noi, il nostro comune, che era guidato dall'allora sindaco di Empoli, Vittorio Bugli, e dal presidente dell'ANED di allora, che era Nedo Neccioni, l'ultimo degli ex deportati di questa zona, che poi è morto nel 2012. Queste due figure, diciamo, sono stati le protagoniste della firma al Palazzo delle Esposizioni. Peraltro c'era nelle fotografie che ho ritrovato della firma, c'era anche Camilla presente alla firma del gemellaggio in quel 1997. Nel 2017, invece, io nel 97 non c'ero perché avevo 2 anni, ma nel 2017 c'ero, abbiamo, in occasione del ventennale della firma del patto di gemellaggio, ci siamo trovati in sala consiglio il sindaco Brenda Barnini, io allora ero presidente della sezione ANED, insieme al sindaco Eric Wall. È stato rinnovato il patto di gemellaggio dopo 20 anni, e in contemporanea, voglio dire anche questo perché secondo me è una cosa interessante, nel 97 Empoli firmava il patto di gemellaggio, ma allo stesso tempo andava a fare anche il progetto di investire in democrazia, esattamente nel 1997. Quindi l'impegno non era solo quello di andare a costruire un ponte, costruire un legame con una città austriaca, ma anche quello di costruire di conseguenza un impegno più forte, strutturato, nella nostra città. Investire in democrazia aveva un protocollo, è andato avanti negli anni. Il protocollo lo abbiamo rinnovato l'anno scorso, nel 2020, lo San Matteo, perché è entrato ufficialmente l'Istituto Storico come partner del nostro progetto Investire in Democrazia. Quindi il progetto Investire in Democrazia continua dal 97 ad andare avanti. Abbiamo fatto un check-in e un rodaggio, diciamo, al progetto, perché dopo tanti anni c'è bisogno anche di fare un rodaggio, di modificare alcune cose, di adeguarlo, ma stiamo andando avanti e abbiamo cercato, per esempio, di tenerlo in vita, in particolare in una fase così complicata come quella che stiamo vivendo. Insieme ai nostri amici di San Gheorghe stiamo lavorando a alcuni progetti europei. Uno è stato fatto negli anni passati, che ha coinvolto anche la sezione dell'ANED, in un progetto di Erasmus Plus, che ci ha visti collegare noi e San Gheorghe con alcune comunità della Catalogna. Abbiamo fatto alcuni progetti di scambi con alcune scuole delle nostre realtà cittadine, e quello è stato un modo anche per potenziare il nostro rapporto di gemellaggio. Stiamo andando nella stessa direzione. La nostra occasione di gemellaggio è diventata un'occasione di collaborazione per i progetti europei. Abbiamo partecipato insieme con San Gheorghe in capofila. Abbiamo partecipato a un nuovo progetto europeo di cui siamo risultati vincitori per la mappatura dei luoghi di memoria delle rispettive città e per la creazione di una cartellonistica adeguata e alcune indicazioni adeguate dei luoghi di memoria delle rispettive città, che quindi ci collega
collega le due città in questo senso. Stiamo andando avanti in questa direzione proprio per lavorare a questo progetto. Questo è un modo, secondo me, nel 2020 di proseguire i rapporti di gemellaggio e farli diventare occasione di partecipazione comune a quei finanziamenti, a quei fondi che dobbiamo essere in grado sempre più di intercettare per potenziare le politiche per la memoria. E ovviamente in questo ragionamento ci sta il viaggio della memoria, che è l'occasione di ritrovarsi tutti gli anni, di andare a trovare loro, di andare a trovare quei luoghi a cui siamo particolarmente legati, storicamente legati. La loro ospitalità è sempre eccellente e il rapporto è assolutamente ottimo. E in questo modo il patto di gemellaggio non si limita alla buona relazione fra gli amministratori, che è importante, ma si estende a una buona relazione con gli studenti, che è ancora più importante, perché devono sapere appunto della nostra amicizia. Le ultime cose che voglio dire sono: noi non abbiamo potuto vedere in occasione del viaggio quest'anno i nostri amici di San Georgen, però non li vedremo nemmeno questo maggio. Li abbiamo visti nel luglio del 2020 perché Eric e sua moglie sono venuti in vacanza in Italia e quindi ci siamo trovati a Empoli. È stata l'occasione di fargli visitare la nostra casa della memoria. Voglio raccontare questa cosa. Noi abbiamo inaugurato la Casa della Memoria a dicembre del 2019, fine dicembre 2019. Abbiamo organizzato lì due incontri, l'ultimo con Gilberto Salmoni, presidente dell'ANED di Genova. Abbiamo aperto la mostra fornitaci da ANED sul campo di Fossoli e poi abbiamo dovuto chiudere perché è arrivata la pandemia. In contemporanea, senza essersi messi d'accordo, a San Georgen hanno costruito e aperto una Casa della Memoria. Quindi c'è una bella condivisione. Io ho partecipato all'inaugurazione della Casa della Memoria di San Georgen tramite video, però ecco, c'è questo bel rapporto che si concretizza in alcuni passi simili che facciamo insieme nella stessa direzione. E quindi ecco, io credo che sia importante dire che in qualche modo gli eredi di quella generazione che ha messo in guerra i paesi europei, che ha portato l'Europa nel periodo più buio, più drammatico, più sanguinoso della sua storia, noi siamo gli eredi di quella generazione, nel senso che siamo venuti dopo e in qualche modo i nostri nonni hanno colpe e hanno delle macchie, perché noi non siamo solamente i nipoti e gli eredi delle vittime, come per esempio i polesi, noi siamo anche parenti di quei fascisti che collaborarono alla deportazione dei nostri nonni che li andarono nella notte tra il 7 e l'8 marzo a prendere a casa per farli salire sul treno da Santa Maria Novella che li portò a Mauthausen. Siamo quindi in qualche modo gli eredi sì delle vittime, ma anche di coloro che collaborarono insieme ai nazisti, diciamolo, perché questo ai ragazzi proviamo a dirglielo tutti gli anni, no? Sottolineando anche la responsabilità italiana. Noi siamo in qualche modo gli eredi anche di quei colpevoli. Ecco, io penso che sia bello il fatto che in luoghi diversi, in paesi diversi, a molti chilometri di distanza, la nuova generazione e le nuove generazioni, quelle successive e quelle successive ancora, abbiano invece scommesso sui rapporti di pace e d'amicizia. Grazie, grazie Alessio. A questo punto non so se provare a far partire il saluto del sindaco di Gusen, Val. Proviamo. Erinnerung ganz herzlich begrüßen. Es macht mich sehr traurig, dass wir heuer schon zum zweiten Mal das Gedenken an die vielen Opfer der Deportationen des 8. März 1944 nicht gemeinsam gedenken können. Unsere Die städtische Partnerschaft hat für uns eine ganz große, besondere Bedeutung. Sie hat die Bedeutung, dass wir gemeinsam uns erinnern
an die ganz schrecklichen Vorkommnisse und an den Terror der Nazi-Herrschaft. Es ist so wichtig, dass wir in der Städtepartnerschaft einen Jugendaustausch pflegen, wo Jugendliche sich begegnen, gemeinsam über diese Zeiten, über die Dinge sprechen und darüber nachdenken, wie wir das in Zukunft besser machen können. Hier im Haus der Erinnerung, wo auch die Menschenrechte ihr Zuhause finden sollen, in der Bewusstseinsregion Mauthausen-Gusen, St. Georgen, ist es ganz wichtig, dass wir hier international zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam die Menschenrechte wahrnehmen und auch einfordern. Es ist wichtig, dass wir unseren Kindern weitergeben, dass Rechte etwas sind, das man einfordern muss, das man kennen muss und das man auch gemeinsam weiterentwickeln muss. Wir wollen hier gemeinsam in der Erinnerung an die vielen Opfer den Mauthausen-Schwur erfüllen. Niemals wieder Faschismus, niemals wieder Naziterror. Das können wir nur dann gemeinsam, wenn aus dieser Freundschaft die Kraft entsteht, die unsere Kinder auch dafür begeistert, dass Freiheit und die Rechte ein ganz wesentliches Gut sind. So hoffen wir, dass wir doch im heurigen Jahr, zumindest im Herbst, auch wieder den Jugendaustausch pflegen können, dass wir gemeinsame Projekte voranbringen können, nicht nur jetzt mit Italien, sondern auch mit Deutschland, mit Polen, in der internationalen Völkergemeinschaft. Denn nur dann, wenn es ein gemeinsames Verständnis dafür gibt, dass die Vielfalt es ist, die uns reich macht und dass es das ist, was uns in der Zukunft auch bereichern wird und weiterbringen wird, dass wir gemeinsam arbeiten, gemeinsam gedenken, aber gemeinsam auch dieses Europa weiterentwickeln. In diesem Sinne wünsche ich euch bei den heurigen Gedenkfeiern viele nachdenkliche Stunden und gute Ideen, wie wir in Zukunft auch gemeinsam diesen Weg beschreiten können. Danke und ein gutes Gelingen. Bene, abbiamo potuto ascoltare il messaggio, fra l'altro proprio dalla Casa della Memoria citata da Alessio. E a questo punto, in rappresentanza del Comune di Firenze, passo la parola all'assessore Alessandro Martini, che ha la delega delle politiche della memoria. Grazie anche a te per essere qui con noi. Sì, grazie Matteo. Mi sentite? Grazie a tutti gli intervenuti, grazie all'ANED che ha organizzato questa iniziativa, l'ANED nazionale con Venegoni, che saluto veramente con riconoscenza per tanti motivi, e grazie anche all'ANED provinciale, a Laura Piccioli e a tutti, direi, i giovani rappresentanti dell'ANED fiorentina. E, ecco, io rappresentando il Comune di Firenze devo dire, e ve lo confesso perché credo che anche dopo aver sentito le parole del sindaco dall'Austria, credo si debba essere, proprio perché glielo dobbiamo ai tanti che hanno sofferto e hanno lasciato la vita per quello di cui stiamo parlando stasera, credo che debba anche confessarmi un certo disagio, perché credo che Firenze abbia sempre avuto un ruolo anche molto importante da tanti punti di vista. Però Firenze, io faccio l'assessore della cultura della memoria da meno di 2 anni, mi sono occupato da insegnante per tanti anni, ho portato tanti ragazzi anche a Mauthausen e tutte le cittadine intorno di cui si sta parlando, portati ad Auschwitz, portati a Dachau, portati da tutte le parti. Per me è sempre stato da 30 anni un impegno, un chiodo fisso, di cui non solo non mi pento, ma sono orgoglioso e avrei voluto fare anche di più. Ma al di là di questo, come assessore da quasi 2 anni per la cultura della memoria, mi rendo conto che la concretezza e gli sviluppi che Prato e Empoli, per esempio, visto siamo qui insieme stasera, hanno avuto sul versante dei gemellaggi e dei rapporti vitali di amicizia e di buone relazioni con quei territori e soprattutto con gli uomini e le donne che in questi ultimi decenni hanno amministrato quei luoghi, ecco, io credo che Firenze non l'abbia avuta per tanti motivi.
Firenze è sempre stato presente, devo dire, anche per onorare chi ci ha preceduto, per i viaggi, è sempre stato tra i soggetti, gli enti locali protagonisti delle iniziative nelle scuole, iniziative di carattere educativo, di formazione. Però ecco, io non so, almeno non so, aiutatemi anche voi, ma non so in questo momento trovare quell'elemento di concretezza che voi avete ben portato e che io vorrei in questo momento. Firenze, a mio avviso, ha bisogno di correre in questa direzione, perché se non si stringono dei legami e dei patti veri tra noi, rischiamo veramente di non cogliere l'obiettivo. E io sono ammirato per certi aspetti da quello che ho sentito dai miei colleghi, da Biffoni prima e poi anche da Mantellassi, da Alessio dopo, perché credo che Firenze dobbiamo veramente metterci a correre, vorrei dirla così, perché non abbiamo mai mancato di onorare questo giorno, di onorare i nostri morti, i nostri innocenti, di onorare i momenti anche di ricordo e di memoria, ma allo stesso tempo forse non abbiamo inciso, lo dico con sincera trasparenza, perché questo diventasse, tra virgolette, pane quotidiano. Io questo voglio dirvelo, perché ebbene, nella sincerità si può partire per costruire, e io credo non solo si possa essere in tempo, ma si possa davvero sentire come è necessario un percorso nuovo. Quel percorso nuovo che ci viene, e qui ringrazio particolarmente ANED, da una realtà come ANED che fin da subito ha cominciato a lavorare per sensibilizzare e accompagnare in questo difficile, faticoso, sofferto, ma necessario percorso di testimonianza, ma che oggi, proprio perché non ci sono più i testimoni diretti, proprio perché ci sono le nuove generazioni, ha bisogno di essere rafforzato e stimolato anche da parte nostra come istituzione. Io vorrei questo, la testimonianza che voglio portare io è questa, unita anche a un altro fatto. L'accennava Alessio, io me l'ero segnato perché per me è un punto importante. Credo che si sia fatto molto, ci sia da fare molto sul versante della educazione anche a una memoria che tenga conto proprio della verità della storia e quindi non faccia sconti di nessun tipo, ma si debba anche, oltre che educare, onorarla questa memoria per rispetto, ma anche perché glielo dobbiamo a coloro che hanno vissuto e patito questa tragedia, ma si debba anche rinnovare la modalità di questa memoria, ed ecco il punto su cui vorrei un attimino insistere, ovviamente rinnovando la nostra attenzione nel far memoria dei fatti, di quello che noi proprio per l'appunto anche oggi 8 marzo del 2021 ricordiamo, ma anche perché su questo secondo me non abbiamo fatto abbastanza, ditemi se sbaglio, rispetto appunto, Alessio faceva un accenno a ciò che ha scatenato, nello specifico dico, la realtà tragica di quelle centinaia di uomini, soprattutto uomini, lavoratori, quindi persone dalle fabbriche, che sono stati traditi dalle persone che avevano vicino e da coloro che hanno fatto da ponte. Di solito i ponti si usano per fare un ragionamento in positivo, ma per fare da trade union con poi diciamo gli artefici principali, i nazisti e i fascisti, quelli più in alto. Io credo su questo si sia indagato poco e si sia forse ci si sia soffermati un po' poco, perché credo sia un problema molto importante da attenzionare oggi. Se si va a parlare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani e a raccontare i fatti, a raccontare storie di persone, certamente facciamo una cosa straordinaria. Però in un contesto dove ormai non esiste più, purtroppo, quella cultura della responsabilità e dell'attenzione gli uni verso gli altri, che è il primo motore delle buone relazioni, dell'amicizia e quindi anche dei gemellaggi, per esempio, io credo se non si va a dire anche quali sono stati quegli aspetti concreti
e specifici che hanno portato in il giro di 3-4 giorni nella non consapevolezza generale, perché molti non hanno fatto neanche in tempo a rendersi conto di quello che stava succedendo in quei giorni, perché tutto si è consumato, se le mie letture sono giuste, nell'arco di una settimana. Certamente si andava avanti da molti mesi, ma la decisione di fare questo di portare fino in fondo questa cosa scellerata e tragica e consistente è stata presa in pochi giorni: rastrellamento, raggruppamento, partenza. E quindi quando qualcuno ha cominciato a capire cosa stava succedendo, erano già in Germania, erano già in Austria, i nostri molti giovani, i nostri uomini, prevalentemente uomini delle nostre fabbriche, dei nostri contesti, anche delle nostre città. Quindi io credo che sia importante, perché oggi, specialmente nei giovani, non è difficile capire questi fatti della storia. È più difficile capire, e io vorrei lavorare su questo, rappresentando le istituzioni, rappresentando un ente locale che vuole davvero avere il coraggio, la forza e l'umiltà e la capacità di poter incidere sui nostri giovani di oggi, capire quanto sia importante non solo affidarsi a dei valori che tutti i giorni cerchiamo da un punto di vista educativo di portare avanti per loro e con loro, ma anche non rimanere nella superficialità e tanto peggio nell'indifferenza rispetto a comportamenti che, anche se apparentemente poco incisivi dal punto di vista del danno e del dramma, sono stati alla fine determinanti. Questo è il grande problema che abbiamo oggi: un senso di deresponsabilizzazione, di individualismo, che porta a non sentirsi mai cooperatori e ancor di più responsabili del destino di tutti e di tutta una comunità. Questo è il grande problema di un arretramento culturale, lo vediamo anche nel nostro piccolo, anche se poi tanto piccolo non è, con tanti comportamenti, diciamo, deprecabili rispetto a questo dramma che ci è capitato in questi ultimi anno e poco più. Molti pensano che non tocchi a loro o che non siano coinvolti. Per un po' di mesi abbiamo detto tanto era una questione solo di vecchi. Poi abbiamo detto comunque tanto... No. Ecco, io credo, scusate se ho accentuato questo aspetto, ma credo che per quanto riguarda la città che in questo momento umilmente rappresento in questa discussione importantissima, credo si debba lavorare su queste due direttrici, quella che ho appena detto, cioè di andare veramente a portare, a tirar fuori tutto ciò che ha contribuito ad arrivare a far salire su quei treni tanti innocenti. E ho in mente in questo momento, l'ho vissuta questa cosa quando a novembre abbiamo ritirato fuori e anche la giornata della memoria rispetto agli ebrei, ma la cosa è successa uguale anche per i deportati politici. A Firenze sono stati premiati quegli impiegati che curavano in maniera più dettagliata e più attenta le liste da passare a chi poi andava a portare via da casa le famiglie di ebrei da Firenze. Lo stesso è successo anche in questa occasione e in questo percorso di cui parliamo stasera. Allora, forse avere il coraggio, avere la pazienza, l'umiltà e anche la forza di poter ritirare fuori la storia così com'è, senza sconti, perché per essere davvero quegli uomini e quelle donne capaci, come diceva giustamente, che sanno riproporre relazioni, amicizie, sanno perdonare, eccetera, bisogna anche avere il coraggio di dire le cose come sono andate, perché non tutti sono stati dalla stessa parte. Seconda questione, e qui chiedo aiuto ai colleghi amministratori e all'ANED per prima, anche a Matteo Mazzoni ovviamente, perché credo che Firenze debba fare questo piccolo, grande passo di rafforzare i rapporti concreti con alcune realtà che hanno vissuto dall'altra parte, ma che oggi sono in grado, come abbiamo visto dalle vostre testimonianze e ve ne do merito, azioni concrete. In questo vedo l'importanza, per esempio, di un gemellaggio. Noi abbiamo certamente... E questo patto che rammentava Matteo Mazzoni, ma credo sia rimasto poi un po' tutto lì, e lo riconosco, scusate, ma è così. Io vorrei rimediare a questo, vorrei rimediare con l'aiuto
del rinnovato entusiasmo di ANED locale e con l'aiuto anche di altre amministrazioni che forse per vari motivi, io non voglio indagare più di tanto, hanno lavorato di più su questa strada, perché io credo che gemellaggio vuol dire rapporti veri, concreti, vuol dire andare e venire di esperienze, vuol dire ripartire in un contesto nuovo che però è nuovo perché ha assimilato bene la tragedia che gli è capitata e non la vuole rivivere. Ecco, se c'è una cosa importante che dobbiamo superare è rimanere tiepidi con semplici cerimonie formali che non servono, io credo, più di tanto. Credo si debba incidere, perché quando si crede veramente nei valori in cui diciamo di credere, penso ci sia bisogno di dare il massimo delle nostre energie. Io non ho conosciuto Castellani, ma da come ce lo raccontava Matteo Biffoni, credo, ecco, giganti, anche a Firenze ne abbiamo avuti, siano quegli uomini e quelle donne che non solo perché vanno onorati per ciò che hanno testimoniato e hanno anche pagato, ma anche perché credo siano i nostri libri scritti veri della storia che non solo non va negata, ma va tirata fuori per tutto quello che è stato e nella concretezza. Quindi io vorrei che dall'incontro di stasera, e chiudo, potesse nascere anche un po' un aiuto per Firenze, ve lo dico con molta franchezza, un aiuto a noi, città di Firenze, a rilanciare sul versante della concretezza, dei rapporti, delle relazioni, del dialogo e della nuova via. Non ci sono più i testimoni diretti, ma ancor di più dobbiamo essere responsabili noi. Io di questo ne sono profondamente consapevole e vi dirò grazie nel momento in cui ci aiuteremo insieme a portare avanti questo progetto. Grazie Alessandro, grazie a te per queste parole sincere e per questo messaggio che rende anche particolarmente concreto e quindi utile questo incontro. E davvero credo Firenze abbia bisogno e è importante lavorare in questa direzione. Se riusciamo, proverei a mandare il video di Thomas Funkenhofer, sindaco di Mauthausen. Wir unsere Freundschaft von Mensch zu Mensch pflegen, so wie wir das so gerne haben. Aber wie jedes Jahr, Anfang März, denken wir ganz viel an Florenz, an euch, an unsere Freundschaft, die wir inzwischen seit mehr als 10 Jahren, es sind 12 Jahre, auch mit Beschlüssen unserer Gemeinderäte bekundet haben. Und ich denke sehr gerne zurück an den Beginn dieser wunderbaren Freundschaft. Es war die Idee von Alessio Ducci, der, denke ich, ein gewisses Risiko eingegangen ist, indem er diesen sehr negativ behafteten Ort aus der Geschichte, nämlich Mauthausen, eingeladen hat mit Florenz, mit der ANED, eine wirklich große und gute Zusammenarbeit einzugehen. Es war eine gemeinsame Idee von Alessio und von Walter Hofstetter aus Mauthausen, hier tatsächlich auch. In qualche modo lo. Ich darf zu begehen. Ich werde nie vergessen, meine erste Vizebürgermeister Giuseppe Mattulli. Er war ein großer Mann und ich habe ihn vor einigen Jahren dann ja bei einer Veranstaltung in Florenz wiedergetroffen. Hat dann unsere erste Begegnung, damals nach der Befreiungsfeier in Mauthausen. Es war in einem. Okay, questo è un video più lungo di quello di prima. E quindi diciamo ci sono problemi di banda più evidenti. Direi forse di sospenderlo e di
Direi di sospenderlo e magari poi viene messo a disposizione sui canali YouTube, sugli altri strumenti. Diesen Vertrag unterschreiben konnten. 7. März 2009. Bisher bestimmt einer der wichtigsten Tage in meiner Karriere als Bürgermeister von Mauthausen. Adesso c'è anche un problema a fermarlo. Und es war auch eine sehr beeindruckende Begegnung, durfte ich auch Mario Piccioli kennenlernen. Auch für ihn war es etwas ganz Besonderes, dass hier die Beziehung zwischen seiner Heimat und dem Ort dieser grauenhaften Erinnerungen, dass diese beiden Orte nun eine ehrliche und wirkliche Freundschaft gemeinsam haben. Ich werde die Begegnung mit Mario nie vergessen und ich werde ihm auch immer dankbar sein, dass er an seine Familie dieses Vermächtnis weitergegeben haben. Denn inzwischen ist es die Laura Piccioli, die dieses Erbe weiterträgt und die ganz viel mit uns gemeinsam arbeitet für eine bessere Welt. Viele Freundschaften hat es in dieser Zeit jetzt gegeben und das ist auch eine logische Konsequenz dessen, denn es gibt vieles, das uns vereint. Es vereint uns die Liebe zur Gerechtigkeit. Es vereint uns die Liebe zu freien Gedankengut, dass man mit dem eigenen Denken, mit bene, recupereremo poi questi video in altro modo. Mi fa piacere ricordare, si sentivano i nomi citati da Thomas, ricordare Alessio Ducci, che è stato presidente della sezione di ANEDE per tantissimi anni, e Giuseppe Matulli, che ora è il nostro presidente, il presidente dell'Istituto Regionale della Resistenza, ma che allora come vice sindaco rappresentava il Comune di Firenze, proprio nel momento in cui veniva realizzato questo patto tra Firenze e Mauthausen, e quindi così questi giochi del tempo, dei passaggi, sono significativi. E avviandoci alla conclusione, e la ringrazio per essere stata qui con noi, per seguito questo incontro, qui con noi la consigliera Patrizia Bonanni, delegata della città metropolitana di Firenze alla scuola, all'istruzione e quindi anche a queste tematiche, perché la provincia di Firenze prima e poi la città metropolitana hanno sempre dato una grandissima attenzione al tema dei viaggi di istruzione a Mauthausen e nei comuni vicini. Prima di darle la parola volevo ringraziare la città metropolitana perché, e la consigliera in particolare, che appena insediata nel ruolo in questi mesi così difficili ha accolto la proposta dell'istituto di fare comunque quest'anno un progetto con 8 scuole del territorio metropolitano. Avremo incontri online con storici, con rappresentanti di ANED e, questo voglio sottolineare, con ragazzi che hanno partecipato agli ultimi viaggi e che quindi si faranno loro testimoni dell'esperienza del viaggio con i loro coetanei più giovani. E vi devo dire, la risposta che ho avuto di ex studenti che hanno subito detto di sì e si sono subito detti disponibili a svolgere questo ruolo, questa funzione, è stata davvero una grande consolazione, diciamo, in questi tempi difficili, perché vuol dire che l'impegno con cui portiamo a fare questi viaggi e i viaggi stessi li cambiano davvero e restano dentro di loro. Poi lo possono manifestare più o meno, far capire più o meno, ma quando poi c'è qualcosa come questa occasione ritorna fuori. Questo è un po' il così messaggio di speranza che volevo condividere con voi in questa giornata. Ringrazio quindi la consigliera Bonanni, e con lei tutta la città metropolitana, i suoi funzionari, i suoi gonfalonieri, tutto il personale che ci segue nel viaggio e che ci aiuta durante l'anno nell'attività amministrativa, e le do la parola. Grazie, grazie consigliera.
Allora, io non so se... Mi sentite? È spento il microfono. Mi sentite adesso? Mi sentite adesso? No. Mi sentite adesso? No. Sentite? Mi sentite? Sì, sentite? Sì, ora sì. Sentite? Mi sentite adesso? Ah, ecco, sì, bene. Adesso. Perché mi ero collegata anche con il cellulare. Io la spiego. Perché pensavo che non facesse appunto il microfono, per cui mi ero collegata anche con il cellulare. Allora, è un caro saluto veramente a tutti, grazie dell'invito della città metropolitana che qui appunto rappresento. Ho seguito con interesse ed emozione l'incontro del 4 e del 5 marzo. Il ringraziamento appunto va all'ANED, all'Istituto Storico della Resistenza, al Museo del Fortaccio di Prato, e come vi dicevo appunto ho seguito veramente con interesse gli altri due incontri che mi hanno dato diciamo una grande emozione poter sentire dal vivo parlare le testimonianze dei parenti dei deportati. Certo, quei 333 uomini che poi erano uomini strati dalle loro famiglie e messi come merci non pregiati in quel treno piombato, con un viaggio senza ritorno, veramente è stato un pezzo della nostra storia veramente terribile. E come avete già detto, chi era lì a comandare c'erano sì i nazisti, ma c'erano anche i fascisti che erano italiani, per cui è una cosa questa che non dobbiamo assolutamente dimenticare. A me è rimasto molto impresso la testimonianza di tutte e tre, del signor Cipriani, quando ricorda il nonno che vede il figlio per l'ultima volta e lo saluta da lontano. E lui proprio ha detto che non sapeva che quello sarebbe stata l'ultima volta che si sarebbero visti, così come il signor Nencioni di Empoli, che un bambino diciamo di 4 anni ha portato via il padre, che poi dopo che lavorava in una vetreria, che poi dopo non ritorna, ma ritorna allo zio Nello, di un ragazzo di 16-17 anni che pesava solo 32 kg. E anche la testimonianza del signor Bartolini di Prato, che quella mattina del 7 marzo suo padre lo saluta e sarebbe stata veramente l'ultima volta, e a un ragazzo di 13 anni viene lasciato veramente il vuoto attorno a sé. Ecco, questo è anche la testimonianza fatta dallo spettacolo del teatro di Alma Viva, quando si parla appunto di come la cosa era veramente stata studiata nei minimi particolari. A questi poveri uomini che erano dentro questi vagoni viene dato pane e acciughe salate senza acqua, ma veramente questo è una cosa che, cioè, è proprio stato studiato nel dettaglio la sofferenza. E poi penso oggi, che è l'8 marzo, alla sofferenza di tutte quelle donne che sono state lasciate sole nella città, perché sono stati privati degli uomini, per cui hanno dovuto caricarsi sulle loro spalle veramente un peso grosso e importante. Allora, tutto questo
sono gridi che le istituzioni devono accogliere. E la città metropolitana, prima la provincia, come lei, il professor Mazzoni, ha ricordato, è sempre ininterrottamente dal 1982 ha sempre organizzato il viaggio della memoria. Il viaggio della memoria che si svolge a maggio, nei primi giorni di maggio, perché per ricordare il 5 di maggio, quando è stato liberato il campo di Mauthausen, e questo progetto appunto viene a coinvolgere fino al 2019 sette istituti. Poi purtroppo non l'abbiamo potuto fare. Nel 2020 la città metropolitana ha approvato il consiglio di coinvolgere 14 istituti, per cui di raddoppiare il numero di studenti che avrebbero partecipato a questo viaggio, che purtroppo non è stato potuto fare. Come ha detto, quest'anno abbiamo deciso di non interrompere questo legame, e l'ha fatto purtroppo online, però ci saranno coinvolte otto scuole, e dove si riporterà alla memoria, verrà riportata alla memoria quello che è successo, per cui tanti altri ragazzi potranno partecipare a questo importante evento, che purtroppo causa la pandemia non si può fare. Basta, io vi non mi dilungo più di tanto, perché è già 1:20 che parliamo, e io veramente vi ringrazio perché io, fra l'altro, non sono mai stata a un campo, non ci sono mai stata, e io credo, perché se uno va in quel luogo poi gli rimane qualcosa dentro e poi lo può trasmettere. Io, per esempio, quando parlava il sindaco di Prato, ricordando Sarajevo, siccome sono stata a Sarajevo come volontaria, ecco, lì posso trasmettere. Per cui quando uno va nei luoghi, li tocca, veramente può poi riportare la sua testimonianza. E questo è importante, che non venga mai spezzata questa cosa virtuosa di far partecipare i ragazzi nelle scuole, delle scuole, i giovani, a quello che è successo tanti anni fa, e naturalmente non si deve ripetere. Grazie. Voglio dire un'ultima cosa, ultimissima. Si sta raccogliendo in questi giorni, io come consigliera comunale lo sto facendo, per la legge, quella promossa dal sindaco di Stazzena contro la propaganda fascista e nazista. Beh, è vero che sono state raccolte già le 50.000 firme, però ne vogliamo raccogliere tante di più. Niente. Io come gli altri consiglieri comunali di Firenze, io mi rivolgo ai residenti a Firenze, siamo in vari luoghi che magari li mettiamo online a raccogliere le firme. Grazie. Grazie consigliere, grazie a tutti per aver partecipato a questo incontro. Ringrazio quindi i rappresentanti dei comuni Prato, Empoli, Firenze, i nostri amici austriaci, ringrazio la città metropolitana di Firenze, e per ultimo, non per ultimo, ringrazio ANED davvero. Il rapporto fra le nostre istituzioni di cultura e l'associazione si consolida, è forte ed è importante per l'obiettivo comune, soprattutto rivolto a tutta la società, perché tutti ne hanno bisogno, non solo i giovani, ma anche ai giovani, perché la conoscenza è davvero l'unico antidoto che abbiamo, ed è diciamo la bussola che dobbiamo mantenere viva, forte, funzionante per questo tempo difficile che stiamo vivendo, perché ha ragione l'assessore Martini: non ci furono allora solo i carnefici,
i carnefici erano uomini normali che fecero delle scelte, ma ci furono anche tanti indifferenti. I ragazzi, quando andiamo su, mi chiedono sempre: ma come facevano questi abitanti qui che stavano accanto ai campi a non fare niente? Io gli dico: riflettete, ma pensate che anche alla stazione di Firenze, mentre quei treni partivano, c'erano tanti impegnati soltanto a non fare tardi, a girarsi dall'altra parte, c'erano tanti indifferenti anche da noi. Quindi il tema dell'indifferenza, come scuotere l'indifferenza, è un tema fondamentale ed è la base di una vera educazione alla cittadinanza, di una vera conoscenza, di una vera convivenza civile tra tutti noi. Vi ringrazio per questo incontro che è stato lungo, ma è stato vero e appassionato e di grande interesse, e quindi davvero grazie a tutti e speriamo dal vivo, oltre che in questi modi a distanza, di avere presto occasione di rincontrarci. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie.